Swift Family, io sono pronto. Le uova di Natale sono pronte e intanto che io lancio la sigla, mani alla tastiera e nei commenti fatemi sapere qual è la cosa che desiderate più in assoluto per questo Natale 2019. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing, jingle bell ring, jingle bell ring. Yo, Swift Family, welcome back to my channel. Ma soprattutto, bentornati in questo nuovissimo e super nuovissimo video. Ebbene sì, perché oggi andremo ad aprire ben due uova di Natale. Non so se vi ricordate e magari andate a recuperarvelo, anche ad Halloween avevo aperto le uova di Halloween, perché la Kinder, per quanto riguarda ogni, diciamo, evento o comunque ogni festa che si rispetti, crea delle uova di Pasqua a tema. E in questo caso ho creato proprio quelle di Natale. Io ho intravisto la checklist al supermercato, quella che trovate sul cartone, e sembrerebbe che le sorprese... Ma c'è tipo ancora una ragnatela di Halloween che sta svolazzando, e sembrerebbero essere delle belle sorpresine. Costano all'incirca 5 euro... E vabbè, ovviamente poi al cioccolato della Kinder non si può mai dire di no. Oltretutto, nel fare l'immagine di copertina, uno mi è caduto, mi si è anche un po' rotto, perciò è tutto un po' mollicino. E prima di cominciare a osuare questi uovi, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swift Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. E nei commenti, mi raccomando, come vi dicevo nell'intro, fatemi sapere qual è il vostro più grande desiderio, comunque la cosa che desiderate di più per questo Natale 2019. Mi raccomando, Swift Family, non fatevi scappare nessuna funzione che vi dà ancora YouTube. Quindi lasciate tutti like, commentate più che potete, perché da gennaio sparirà tutto. Quindi ricordatevi che il mio canale rimarrà sempre attivo e troverete i miei video dalle 14 in poi, quindi tra le 14 e le 15 troverete sempre i miei video. Perciò mi raccomando, ragazzi, non vi arriveranno più notifiche, non potrete più commentare, a momenti spariranno pure i like, quindi mi raccomando, ragazzi, impegnatevi tantissimo, perché è anche grazie a voi che noi potremo continuare a creare, comunque a farci venire la voglia di creare. E detto questo, magari vi farò, come vi dicevo già in passato, vi farò un video a parte, un pochettino più semplificato, perché ho visto tanti youtuber che stanno facendo video da 15 minuti, però magari non semplificano. Sì, vabbè, il mio italiano è andato al mare. Non semplificano le cose, comunque fanno un video fatto bene, ovviamente. Però magari molti di voi non capiscono, magari cercherò di fare un video a portata di ragazzi, comunque a portata di voi ragazzi che comunque vi spiego a parole brevi, in parole semplici, quello che accadrà. E detto questo, io direi di cominciare con questa Pasqua anticipata, una Pasqua natalizia. Comincio da questo qua, con tipo il pupazzo di neve, sono bellissime, hanno di quei disegni pazzeschi. La Kinder non si smentisce mai, e chissà quali novità ci saranno quest'anno a Pasqua. Io voglio assolutamente prendere un pasqualone o un ovottone. Allora, oh mio Dio, raga, l'uovo Kinder, sarei un po' a dieta, ma un pezzettino non me lo toglie nessuno, poi quando c'è nessuno non c'è mia mamma. Ok, allora, innanzitutto prova assaggio, perché bisogna assolutamente farla. Oddio, si è separato un pezzettino di cioccolato bianco, cioè è una cosa pazzesca. Perfetto, e qua arriva, velocità. E qua c'è la prima sorpresa che andiamo a scoprire immediatamente. Sicuramente sarà una sorpresa da costruire, 99 su 100. E guardiamo, bussolotto ovviamente. Si tratta di orsi polari, e ovviamente qua c'è un orso polare che sembra stia facendo la doccia, perché ha sulla cuffietta. Però andiamo ad aprire. Sì, si sta facendo il bagno, oh my god, che belli che sono. Allora, ovviamente questa collezione è tutta a tema orsi polari,
vabbè, più natalizi di loro non ce n'è, è tutto a tema orsi polari e ognuno di loro fa una funzione. Quello con l'igloo è pazzesco, lo devo assolutamente trovare. Io in questo caso ho trovato quello all'interno della jacuzzi, insomma di questa tinozza che fa le bolle. Cos'è che fa qua? Si muove tutta. Ok, guardiamo. Vabbè, montata. E dovrei capire cosa fa. Vabbè, tipo, ecco, questo qua è il nostro orso polare. Una bella sorpresina, comunque ne vale la pena. E tipo fa così con le gambe. Secondo me avrà qualche funzione con l'acqua. Ah, sì, ho capito! Voi dovete inserire l'acqua all'interno della tinozza e poi il vostro orso tipo vi sputa l'acqua, un po' come le LOL Surprise. Voi schiacciate le gambine e lui sputa l'acqua. Perfetto, carina, mi piace come idea. Ancora un coccolato, non vi do nessuno. E andiamo ad aprire il secondo uovo di Pasqua. Uovo di Natale. Ok. Bene, cioccolato ovunque. Speriamo che non sia un doppione. Secondo bussolotto. Vai, non ho trovato un doppione. E si tratta dell'orso polare. Solo ve lo spoilerò subito. Dell'orso polare che prende il sole sulla sdraio. Guardate. Perché dovete sapere che chi va in montagna, comunque chi sta tra la neve così, si abbronza un sacco perché la neve bianca riflette contro la nostra pelle, cioè il sole riflette sulla neve e la neve riflette su di noi. E quindi tantissime persone che vanno a sciare o che vanno a fare una gita in montagna, la settimana bianca, quelle cose lì, insomma, che io non ho mai fatto nella mia vita, perché a me la montagna piace sì e no, si scottano come se fosse estate. Allora, andiamo a montare il mio orso polare e guardiamo se anche esso ha qualche funzione. Cioè, ce l'ha la sdraio che è perfetta anche per le mie LOL Surprise. Quindi, raga, avrà un doppio utilizzo. Anche se io avrei voluto trovare la mia, come si chiama? L'igloo. Cioè, l'igloo era troppo natalizia, era troppo Lapponia, Babbo Natale. Cioè, fantastica. Beh, pazienza. Mi dovrò sacrificare per un altro uovo Kinder. Ok, questa qua è la sdraio montata. È proprio a misura di LOL, io dopo proverò, ma è sicuramente a misura di LOL. Questo qua è il nostro orsetto, diviso ovviamente a metà. E noi andiamo a incastrarlo con la codina sulla seggiola. Così, no vabbè, è troppo bello. Sicuramente li metto in camera mia, guardate che bello che è. È simpaticissimo. Comunque troverete questi orsetti in varie situazioni vacanziere. È caduto l'orsetto, bene, è caduto in terra l'orsetto, dopo lo recuperiamo. E insomma, queste qua sono le sorprese che trovate all'interno delle uova Kinder Surprise dedicate al Natale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Azure Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio cioccolatoso e uovoso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao! E mi raccomando, spolliciate, commentate più che potete, perché a YouTube non dobbiamo assolutamente darla vinta. Lui non può assolutamente toglierci la nostra fantasia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing, jingle bell ring, jingle bell ring.